Meme Economics, bentornati in nostra compagnia, l'appuntamento settimanale con l'attualità, l'economia, la finanza, la politica raccontate attraverso il linguaggio dei meme. In realtà oggi, dato che arriviamo da una settimana molto particolare, ci concentreremo soprattutto su un tema che è quello della Super Lega, un super flop per molti. E allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a quella che di fatto può essere considerata una pietra tombale per quanto riguarda la European Super League, perché è durato 2 giorni, 48 ore, nata, annunciata nella notte del 18 aprile 2021, di fatto morta o quantomeno messa in coma farmacologico, se vogliamo, nel 20 aprile 2020, e cioè appunto 48 ore dopo un annuncio che sembrava clamoroso. Si parlava insomma di una Lega che sarebbe stata finalmente sostenibile e che avrebbe generato un giro d'affari pari a quello delle leghe americane, insomma, quindi si parla di diversi miliardi di euro, grazie anche all'inserimento di una banca, e cioè JP Morgan, che avrebbe in qualche modo sostenuto, anzi sostenuto quasi interamente l'operazione. Però che cosa è successo? È successo quello che ci racconta il prossimo meme, che lo fa attraverso un volto noto, quello di Alessandro Borghese. Quando 12 club europei annunciano la Superlega, ma neanche 48 ore dopo c'è il fuggi generale. Beh, insomma, è ovvio, non è un buon inizio. E le cose poi sono, diciamo, peggiorate, si sono evolute, e effettivamente in molte situazioni c'è stato da in qualche modo anche sorridere, e quindi questo è terreno fertile per i meme in generale e per il web. Vediamo ad esempio il prossimo cartello che abbiamo, e questo è un classico, perché abbiamo John Travolta che si guarda attorno nel film di Pulp Fiction. Quando sei Florentino Perez, presidente del Real Madrid e principale organizzatore e che voleva fortemente la Superlega, e ti presenti alla prima riunione con i soci della Superlega. I soci non ci sono più, sono praticamente spariti, come detto, fuggi generali, in particolare delle squadre inglesi, delle 6 squadre inglesi inizialmente coinvolte. Proprio sulle squadre inglesi ci sono diversi meme che in qualche modo ci strappano un sorriso. Andiamo avanti, anche grazie alla regia. Ecco perché le inglesi hanno lasciato la Superlega e si sono anche, diciamo, in qualche modo mostrati a fronte del pubblico e dell'UEFA quasi come, ecco, guardate la nostra mossa, abbiamo capito che abbiamo sbagliato e torniamo ad abbracciare la Lega, perché la Superlega avrebbe necessariamente determinato l'allontanamento delle squadre coinvolte in questo progetto dalla Champions League e quindi dall'UEFA. In realtà dietro, come vedete, insomma, Homer Simpson non è che sia un fusil du roll, e qui lo notiamo, ci sono le minacce di trofei ritirati, minacce proprio della UEFA stessa, soldi in cambio. Questa è un'indiscrezione pubblicata dal Mundo Deportivo, giornale spagnolo, che non ha avuto conferme ma neanche smentite, e poi anche l'estromissione dai campionati, ma anche la sospensione dei giocatori e l'impossibilità per loro di giocare ad esempio i mondiali o le olimpiadi. Insomma, si è creato un vero e proprio braccio di ferro politico ed economico anche dietro minacce. Ecco perché, insomma, la posizione delle inglesi a dire scusate, abbiamo sbagliato, ci mettiamo la faccia, non ha convinto fino a un certo punto, perché dietro ci sono delle dinamiche sempre legate al business e alla politica che di fatto sconfessano le parole di chi sostiene che alla fine ha vinto il calcio, che è della gente. Mica tanto, dato che è politica e business che hanno determinato questa inversione di tendenza. Ma andiamo avanti, perché altri meme ci spiegano ancora più nel dettaglio di che cosa parlo. Beh, questo è un altro classico, estratto dal film L'Armata delle Tenebre. Quando sei la UEFA e i club inglesi ti contattano perché vogliono tornare a fare la Champions, come a dire, ah, e così adesso tornate sui nostri passi, io magari potrei anche decidere di non volervi più all'interno della Champions League. Ma ovviamente qui si sorride e l'UEFA è ben felice di poter riabbracciare i principali club inglesi: Chelsea, Manchester City, Manchester United, Arsenal, Liverpool, Tottenham, molti dei quali, 4 di questi club, hanno comunque proprietà americane, che quindi erano anche abbastanza stimolate a sposare un progetto che avrebbe dovuto determinare un giro d'affari pari a quello dei campionati americani, la NBA, la NFL, per citarne un paio. Andiamo avanti, perché così capiamo anche meglio di cosa parliamo. Ecco, questo è un altro classico, l'abbiamo preso da una delle scene più famose di Fantozzi, quando il progetto miliardario della Superlega dura appena 48 ore e ti domandi come mai. Forse perché è un'organizzazione Filini, come dice il collega di Fantozzi quando organizza il cenone di San Silvestro. Poi ricorderete che è veramente
prezzi stracciati, addirittura diciamo che modificano, no, l'orario, e cioè portano avanti di qualche ora in modo tale da farli festeggiare prima e sbarazzarsi della compagnia, insomma, di Fantozzi e tutti gli altri, per dare poi spazio a chi magari i soldi ce li ha per davvero. Come vedete, è sempre una questione di soldi, che si parli di Fantozzi o che si parli della Superlega. Altro meme, guardiamolo assieme perché siamo sempre su questo tema: cosa resterà della Superlega? Non resterà che una sfida tra Scapoli e Ammogliati, che poi è quello, no, il vero spirito del calcio, che mette insieme chiunque, insomma, non solo i grandi nomi e i grandi giri d'affari, ma anche chi in qualche modo vuole tirare due calci al pallone, come quella famosa partita che verrà poi sospesa per a causa, insomma, del temporale che va a colpire appunto i dipendenti quando riescono a trovare due minuti di svago dal loro impiego. Sempre sulla Superlega, che cosa resterà a questo punto, andando avanti anche guardando il prossimo meme? Vedremo, insomma, determinate squadre, Milan, Juve e Inter, che torneranno alle abitudini precedenti. Aldo, Giovanni e Giacomo che pedalano. Nella scena originale Aldo dice Coppa America e i tre andranno a giocare a pallacanestro in piazza qui vicino, piazza Corduso a Milano. No, qui si dice vabbè ragazzi, trofeo team, va bene, anche perché comunque è un po' il torneo dell'estate che in qualche modo riaccende l'entusiasmo dei tifosi, ma che comunque lascia il tempo che trova, essendo appunto un torneo estivo. Non so se è l'ultimo meme riguardante la Superlega o se ne abbiamo un altro. Sì, è l'ultimo, perché con Draghi andiamo a concentrarci su un argomento caldo in questi giorni, e cioè Recovery Fund e coprifuoco. Il coprifuoco alle 22 mantenuto fino alla fine di luglio, anche se c'è un'apertura. Insomma, qui, e non è un meme nostro, è un meme che abbiamo recuperato dal web, quando Draghi dice penso di aver dimenticato qualcosa. Se te ne sei dimenticato non era importante, gli dice Speranza, ma sì, hai ragione, e va giù di un sorso di birra. In realtà fuori c'è il figlio, sostanzialmente estratto, insomma, da un film commedia americana, che rappresenta il recovery fund appunto e la rimozione del coprifuoco. Io direi più la rimozione del coprifuoco, su cui ci si sta un po' dividendo, quanto il recovery fund, che proprio in questi giorni, nel fine settimana, insomma, è entrato in discussione del CDM. Sempre su Draghi restiamo con il prossimo meme, perché sostanzialmente riguarda lui, anche se in questo caso c'è Elio e le storie, c'è Elio di Elio e le storie tese. Qui prendiamo un estratto da una sua intervista durante LOL, che è una delle trasmissioni dell'anno. Facile andare a cena fuori, prova a farlo con il coprifuoco alle 22. Ci stiamo immaginando un po' gli italiani d'estate che mangiano velocemente al ristorante con l'occhio fissato sull'orologio, perché alle 22 c'è il coprifuoco, quindi non è che alle 22 smetti di mangiare, alle 22 dovresti essere in casa e quindi dovresti finire quantomeno alle 9:30, se sei fortunato, e magari poter spostarti in velocità e tornare a casa o in albergo. Insomma, di questo tema si continuerà a discutere. Anche questo meme ovviamente non è nostro, l'abbiamo recuperato dal web. Dovrebbe essere l'ultimo meme, se non ricordo male. Questa è la nostra carrellata per quanto riguarda la settimana, che si è concentrata soprattutto sulla Superlega, ma anche sul coprifuoco. Ovviamente ci torneremo nel corso delle prossime puntate di Meme Economics. A me non resta che ringraziarvi, speriamo ancora una volta di avervi strappato un sorriso. Vi lascio il resto della programmazione delle fonti TV. Noi ci vediamo alla prossima puntata.